diocese, il consiglio pastorale e i catechisti, che sono una forza all'interno delle comunità parrocchiali, i ragazzi e tutti, e stiamo cercando di attuare un po' quelle che sono le normative della Chiesa alla luce del Concilio Vaticano II. Non mancherà modo di verificare e vedere nelle visite successive un po' i vari aspetti della realtà cristiana anche di questa comunità di pena intervenuta. Dico solo, Eccellenza, con le parole dell'Apostolo, tornando dinanzi a noi, possa dire a gloria di Dio per il bene delle anime, mi congratulo con voi. Mi congratulo con voi perché siete cresciuti nella fede, nella speranza e nella carità. Grazie, Eccellenza, per essere qui. Alla fine del 300.
aveva anche lui avuto lo stesso sogno, e di mettersi all'opera per edificare in onore di Maria un tempio. E il luogo viene indicato appunto da una nevicata straordinaria compiuta il 5 di agosto nella città di Roma, e appunto il Papa si premura di circoscrivere la zona su cui doveva sorgere il tempio, quella indicata, sulla quale si era appoggiata la vita. È un tempio dedicato a Maria, che poi viene ricostruito un secolo dopo dal Papa Sisto III nel 432 in onore di Maria, la Madre di Dio. Nel Concilio di Efeso Maria era stata proclamata Madre di Dio. Questa era diventata una verità di fede dopo alcune lotte anche all'interno del Concilio stesso. Finalmente la cristianità può rivolgersi a Maria e completare quelle parole che l'angelo Gabriele aveva pronunziato verso Maria con la seconda parte: Santa Maria, Madre di Dio. E lì è nata la prima grande chiesa basilica dedicata appunto a Maria, la più grande basilica, la prima dell'Occidente, denominata appunto Santa Maria Maggiore. E chi ha avuto modo di visitare la basilica resta oggi stupito per la bellezza, per le numerose reliquie che sono custodite, per la basilica che è diventata un po' la casa madre dei romani e un po' della cristianità occidentale. Salus Populi Romani, così è venerata Maria. Sappiamo che Papa Francesco, il primo gesto di venerazione che ha compiuto è stato quello di visitare e pregare nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Ecco perché Madonna della Neve, voi avete voluto ricordare quell'evento che la tradizione ci ha tramandato facendo nevicare l'ingresso della chiesa. Ecco, la cosa importante è che noi oggi siamo qui a venerare Maria Santissima, la Madre di Dio. Certe cose, certe verità che per noi sono ormai acquisite, sono parte della nostra fede e nessuno più metterebbe in dubbio, nella Chiesa sono diventate evidenti un po' alla volta. I cristiani hanno sempre avuto la consapevolezza del ruolo di Maria nella vita della Chiesa, nella storia della salvezza, ma poi un po' alla volta la riflessione, l'approfondimento ha portato il Papa, i Papi, i Vescovi a definire questa verità. Maria Santissima, Madre di Dio. E la liturgia della parola che noi abbiamo ascoltata ci descrive, ci delinea ancora meglio questo ruolo e questa realtà di Maria. Maria che è significata in quella Gerusalemme celeste che il Signore ha costruito e che scende dal cielo sulla terra, nella quale Dio si rende presente in pienezza. E Maria, la nuova Gerusalemme, la madre della Chiesa, la madre di Dio, colei che contiene, colui che non si può contenere, colei che ha generato il suo creatore. E in Maria siamo generati anche noi, perché noi siamo membri della Chiesa, figli nel Figlio,
siamo il corpo mistico di Cristo e come Maria ha generato il capo, non poteva non generare noi. Ma noi non parliamo di una generazione fisica, noi parliamo di una generazione spirituale. E come Gesù è stato partorito, allevato, cresciuto, educato, formato e amato da Maria, così anche noi siamo partoriti, educati, cresciuti, amati da Maria Santissima, che non ci può mai abbandonare, né può mai dimenticarsi di noi. Ecco allora la consapevolezza che dobbiamo avere sempre, che già abbiamo, ma che dobbiamo ulteriormente rafforzare. Maria non ci abbandonerà mai. Una mamma può forse dimenticarsi di suo figlio? No, non è possibile. Ebbene, Maria non si dimentica di noi mai. E abbiamo ascoltato nel Vangelo quella parola di Gesù che ci aiuta a guardare la realtà della storia della salvezza e la nostra realtà di discepoli con occhi diversi. E Maria Santissima è beata, innanzitutto perché ha creduto, perché ha concepito nella fede Gesù. Non soltanto perché ha concepito nella carne, ma come dice Gesù nel Vangelo, beati piuttosto che coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. È la prima ad ascoltare la parola di Dio e a metterla in pratica in maniera eminente è stata Maria. Nella fede, non nella certezza fisica. Nel momento in cui Maria ha dovuto dire che sì a Dio, non vedeva tutto chiaro. Non conosceva tutta la realtà. Lei ha dovuto dire di sì a Dio nella fede, fidandosi della parola di Dio, fidandosi delle promesse di Dio e affidando a Lui tutta la sua esistenza. Ebbene, Gesù dice che anche noi siamo, saremo beati se ci fidiamo di Dio, se poniamo tutta la nostra esistenza come Maria nelle mani di Dio. E allora vogliamo farlo, per fratelli e sorelle. Noi ci troviamo spesso in difficoltà perché non riusciamo a capire tante cose, ci sembrano delle incongruenze, delle assurdità, tanti problemi dell'umanità, della nostra vita personale. Ebbene il Signore ci dice di fidarci di Lui. E tutti noi abbiamo avuto esperienza che tutte le volte che ci siamo fidati di Dio ci siamo accorti che il Signore ha preso su di sé i nostri limiti, le nostre debolezze, i nostri peccati e ci ha trasformati. Ci è venuto incontro realizzando i nostri desideri di bene per noi, per i nostri familiari, per i conoscenti, per la nostra città, per il mondo intero. Ecco allora il messaggio grande che oggi Maria Santissima ci dà, un messaggio di speranza. Lei è la madre di Dio, è la madre nostra, è anche un messaggio di responsabilità, è anche piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. E noi siamo qui per ascoltare la parola di Dio e per metterla in atto, il nostro contributo perché questa comunità, segno della Chiesa, possa crescere sempre di più nella fede, speranza e carità e nell'amore di Dio. Ecco, di nuovo io dico grazie a voi per questo momento bello di vita ecclesiale che viviamo insieme. Insieme possiamo cantare le lodi di Dio e le lodi di Maria e pregare per il bene spirituale, fisico, morale di ognuno di noi, di ogni membro di questa comunità. Maria, madre del tuo figlio,
nostro Signore Gesù Cristo.